Ci siamo, l'87esima adunata nazionale del più antico corpo di fanteria di montagna ancora attivo al mondo è iniziata. Le strade di Pordenone si riempiono di penne nere e la macchina organizzativa messa in piedi per la gestione dei rifiuti lavora a pieno ritmo. La città è cosparsa di contenitori, blu per la raccolta del multimateriale, verdi per il vetro, rossi per il biodegradabile organico e grigi per l'indifferenziato. E non solo, ci sono anche i sacchi specifici per la raccolta di tappi di sughero, distribuiti da Rilegno a bar e ristoranti della città. A cosa servono questi contenitori? Questi contenitori ci sono stati forniti tramite una circolare che ci è arrivata, appunto per riciclare, come vedete, questi tappi di sughero. Il lavoro è intenso, tante le figure coinvolte, dagli operatori di GEA, la società locale che si occupa dei servizi di igiene urbana, agli angeli del riciclo con il compito di dare indicazioni alle persone e soprattutto di cambiare e ritirare i sacchi dai contenitori una volta pieni. Ieri avevamo lo stesso molti rifiuti, ma oggi ne abbiamo ancora di più. Effettivamente stiamo lavorando molto perché ci sono tutti i rifiuti della nottata e della mattinata e quindi adesso stiamo proprio lavorando molto intensamente. Per quanto riguarda l'alluminio? L'alluminio va buttato nel contenitore multimateriale, contrassegnato con il colore blu. Carta e cartone, quanta se ne sta consumando e soprattutto come viene gestita? Beh, se ne sta consumando moltissima perché anche soprattutto gli sponsor hanno dovuto disimballare un sacco di materiale, quindi cartoni ne abbiamo trovati tantissimi. E la stiamo gestendo col rifiuto multimateriale, quindi raccogliendo insieme o nelle scatole azzurre, oppure stiamo consigliando a tutti i commercianti, gli sponsor e quant'altro, i catering, di compattare il più possibile i cartoni, metterli a fianco alle scatole e farli portare via dai nostri angeli del riciclo che pian piano porteranno via tutto il materiale. E ovviamente ci sono gli alpini. Noi siamo andati a vedere cosa succede nelle cucine degli accampamenti per capire dove finiscono i rifiuti in acciaio. Nel contenitore azzurro previsto per la raccolta di plastica e lattine in metallo. Le butta così oppure le prima le tratta? Prima si devono scolare bene, risciacquare e si mettono nel bidone della raccolta. Da chi cucina passiamo a chi si rilassa in compagnia, senza mai dimenticare però che esistono anche dei falsi amici. È a conoscenza di quali sono i cosiddetti falsi amici del vetro? Sì, la ceramica, il cristallo, tutte quelle pirofile che sembrano di vetro che però non ha niente a che fare con il vetro di recupero. Su tutto si estende l'attività attenta e costante degli operatori di GEA e degli Angeli per raggiungere l'importante obiettivo di fare il 50% di raccolta differenziata. Per quanto riguarda la plastica, cosa state trovando? Quali prodotti e gli imballaggi che state trovando di più? Diciamo che l'imballaggio più ricorrente in questo momento sono le bottigliette d'acqua, altre confezioni che arrivano poi dagli operatori, quindi le confezioni poi di imballaggio delle bottigliette principalmente. Dove vengono buttate e come le gestite? Allora, noi le troviamo nei contenitori del multimateriale, quindi insieme agli altri materiali riciclabili, vengono raccolti con dei mezzi appositi e vengono portate in impianto. Da lì poi comincia la selezione dei diversi materiali che vengono raccolti insieme nel multimateriale, quindi carta, plastica, lattine, tutti insieme. Ieri era ancora si riusciva a gestirlo, oggi veramente tanta gente, c'è veramente tanta gente, c'è tanta plastica da smaltire. E allora tutti sono all'opera perché questa adunata sia a pieno titolo una adunata ecologica, una adunata green.